Ciao ragazzi, sono Ceno Cacuna ed oggi siamo qui in un nuovo video, ragazzi, dove oggi finalmente andrò a vedere l'aggiornamento di Minecraft Pocket Edition, ovvero la 0.16.0 Alpha Build 4. Perché di solito in queste build 4, 3 o 5, e le versioni anche vecchie, non veniva aggiunto quasi niente, venivano riparate soltanto alcuni bug e modificate alcune texture dei blocchi soliti. Ma cosa è cambiato in questa versione? Beh, le novità le vedremo, ma anche i bug. Ma prima di tutto andiamo nella schermata delle impostazioni, perché finalmente hanno dedicato un'opzione soltanto alle texture, cioè permettere le texture personalizzate. Qua trovi infatti la texture della città e la plastica. Vabbè, però se no non sono connesso in internet, quindi non serve proprio a niente. Vabbè ragazzi, andiamo avanti che... Non fate caso a questo che era soltanto un piccolo crash. Andiamo avanti con la review. Infatti la cosa buona è che finalmente possiamo aggiungere le nostre skin personalizzate. Perché prima per un difetto, cioè la 0.6.0 Alpha Build 1, non si poteva. Ma ora si possono avere ben tre modelli. Alex Steve è la nostra skin personalizzata. Ragazzi, ora cosa potremmo fare? Beh, testare proprio le novità in un mondo protocollo che io l'ho chiamato TB4. E mentre si sta caricando... Beh, cosa è cambiato in questa versione di così strano? Naturalmente non tante cose, ma almeno hanno aggiunto delle cose che proprio servivano a questa versione. Infatti, ora li andremo a vedere pian piano, ma la prima cosa che hanno aggiunto, cioè la più importante, sono proprio il faro, che naturalmente, quando lo teniamo stranamente nella nostra mano, è molto strana la texture. E se noi lo proviamo a farlo funzionare, stranamente non lo fa così, in questo modo. Prima dobbiamo creare una piccola piramide. Infatti questa piramide doveva essere fatta di smeraldo, oppure un altro materiale, non mi ricordo molto bene, ma credo che è così. Dovete fare la base di 7 blocchi almeno, e creare una piccola piramide, che sarà di tre fasce di blocchi di smeraldo. Infatti, ragazzi, è molto semplice. Naturalmente, come vi ho detto, è sempre 7. Ora andiamo avanti naturalmente con la costruzione. Ecco fatto, ragazzi, ed ecco che il nostro beacon è in funzione. Devo dire che non è niente male il raggio, tranne che lampeggia per un bug. Infatti, ragazzi, ora lo testeremo con un diamante per ottenere proprio i poteri che dà il beacon. Ecco qua, ragazzi, possiamo trovare ben due poteri: la velocità e la sollecitazione. Che prima di tutto dobbiamo mettere i diamanti là in questo piccolo foretto e selezionare proprio il potere, che io ho scelto la sollecitudine. Che cosa serve questo potere? Beh, praticamente dà un potere come se noi siamo attivi. Infatti aspetta che lo provo un attimo in sopravvivenza. Ecco qua, è in modalità pacifica, perché se no, ragazzi, siamo veramente fottuti. Ora proviamo a rompere qualche blocco e vedete qua, ragazzi, che sembra molto iperattivo il nostro personaggio. Sembra che non è più in sé di preciso. Ora proveremo anche a uccidere un po' lo scheletro, e devo dire, lo uccide subito con questa sollecitazione. E devo dire che è adatto per il PvP, no? Non c'è dubbio, naturalmente. Poi anche la spada riesce a fare il suo massimo rompendo blocchi. Non c'è di che. Ora naturalmente dobbiamo uscire dalla sopravvivenza a creativa e pacifica difficile. Ecco fatto. Ora ragazzi, la parte più importante, cioè finalmente hanno aggiunto il maledetto boss, cioè il Wither. Ora ragazzi, lo proveremo. Non sto più nella pelle, sinceramente ragazzi. E ancora la sollecitazione. Ecco qua ragazzi. 3, 2, 1 e via. Ragazzi, sinceramente è molto incazzato e quindi parte con questo colore di pelle bianco. Infatti appare anche la barra della vita sopra, è che non si vede purtroppo con le informazioni del nostro telefono. Ragazzi, veramente devo dire che è tosto, ma un po' indebolito perché è la Pocket Edition e quindi è un po' più debole. E a me non sembra che stia facendo il lavoro da distruggere. La spacca tutto, bensì sembra che sta creando una caverna proprio per aiutarci in survival. Ragazzi, però lo uccidiamo, che tanto non ne vale la pena, tanto ne vale la pena. Ora ragazzi, passeremo alla parte più interessante, cioè i bug di questa versione. Infatti ragazzi, devo dire che questi bug sono veramente strani, altri semplici ma alcuni strani.
Come per esempio l'esempio proprio dell'asino, che naturalmente sapete già come sapete già la differenza fra un uomo grande e un uomo piccolo, e naturalmente gli asini ce l'hanno. Ma la cosa strana, ragazzi, è che l'asino piccolo, in forma piccola, è di nuovo troppo piccolo, cioè minuscolo quasi quasi, sembra quasi un neonato. Non so che questa cosa potrebbe c'entrare, cioè di farli nascere neonati, sì, ma non ha senso che poi non crescono proprio e rimangono per sempre così, fino a quando diventano proprio adulti. Ragazzi, ecco qua il nostro piccolo asinello, proprio minuscolo, sembra quasi un neonato. Che sinceramente è molto strano dal punto di vista di texture. Infatti sembra che non muove, non muove in modo normale, voglio dire, le zampe, perché sembra abbastanza immobile, devo dire. Ora ragazzi, passeremo al bug, quello dei cavalli. Naturalmente, prima di tutto vi dico che i cavalli scheletri e i zombie si possono cavalcare finalmente. Infatti qua ci apparirà action int.exit zombie horse, che è proprio qualcosa di strano, è così importante. Ma questo, ragazzi, è che manco si può cavalcare, cioè la sella non si può mettere più in ogni cavallo che voi volete cavalcare. E la cosa strana è che non ci sarà più bisogno di carota e bastone, però in survival, no, naturalmente in creativa. Beh, ragazzi, naturalmente la review finisce qui della nuova versione. Potete trovare il link di questa della nuova versione qua sotto, in descrizione, che è una pagina Mediafire. Ragazzi, che proprio ieri l'antivirus. Beh, ragazzi, che posso dire? Ciao e alla prossima, gente!